con il logo che campeggia sulla spallina della Fiorentina Basket. Ecco, per prima cosa, molto semplicemente, è soddisfatto di come è stato applicato, insomma, di essere sulla maglia? Certo, per noi è un passaggio molto importante avere questa bellissima maglia con il nostro logo della fondazione, e oltre agli sponsor, per noi è importantissimo poter testimoniare quello che la fondazione porta avanti. Ringrazio il presidente Piacenti, ringrazio tutto lo staff, l'allenatore, il mister, tutti, perché per noi veramente è importante poter divulgare le nostre iniziative che la fondazione ormai da 17 anni fa sul nostro territorio toscano e nazionale. Ecco, con la Fiorentina impegnata nella Serie B nazionale sarà importante, come dicevo, anche per la divulgazione, perché le squadre del centro Italia, del centro nord, insomma, potranno vederlo e quindi magari anche in qualche modo arrivare a capire e informarsi su cos'è la fondazione. Beh, certo, non a caso è stata fatta questa scelta mirata, e pensiamo che, insomma, che la Fiorentina Basket possa avere un futuro molto importante qui a Firenze. Noi l'aiuteremo nel nostro piccolo, ma soprattutto è un segnale importante per la fondazione, perché la fondazione, come sapete, offre appartamenti gratuiti alle famiglie che vengono da fuori regione, quindi il 99% di famiglie che viene dal sud, che viene dal centro Italia, che viene da qualsiasi parte, conosce la nostra fondazione, quindi vengono nella nostra città a operare il proprio figlio malato di tumore, perché fortunatamente abbiamo un ospedale dell'eccellenza, un ospedale dove possiamo dare una risposta importante al piccolino. Ecco quello che mancava, questa accoglienza. Noi offriamo appartamenti, li diamo gratuitamente, non pagano un centesimo e ci stanno tutto il periodo che il bambino è ricoverato. Con Michele Fierguidi, il giorno dopo la vittoria della Fiorentina Basket, con la presentazione qua della maglia alla sede del quartiere 2, ecco, Fiorentina Basket che ha iniziato bene la stagione. Sì, è stata una bellissima partita ieri con Cecina, si sono visti le buone cose che la società del presidente Piacenti ha messo in campo, gli acquisti, il fiorentino Simone Berti che ha fatto una grande partita insieme a tutti gli altri compagni. Per me è stato un grande piacere oggi averli qui ospiti al quartiere 2. La Fiorentina Basket è una società che ha sede nel quartiere 2 e quindi questa è anche la sua casa. È stato bellissimo averci le aziende che la sostengono insieme per un saluto bello della più alta carica dello sport italiano, il ministro. Credo che sia la presenza di Luca Lotti veramente una cosa che avvalora ancora di più il progetto della società di Massimo Piacenti. Per noi è stata una bellissima giornata di sport oggi anche. Ecco, quindi Lotti, aziende, giocatori, tanta pallacanestro e si respirerà a Firenze anche a febbraio con le Final Eight che sono state annunciate. Sì, 15-18 febbraio, Mandela Forum, Final Eight della Serie A1, un evento bellissimo, il basket di vertice a Firenze, sperando che ci possa essere nei prossimi anni anche una squadra fiorentina, perché Firenze deve stare lassù. E io credo che oggi abbiamo messo le basi per provare a arrivarci piano piano.